Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come poter realizzare una base viso perfetta ma senza troppi prodotti, quindi senza fondotinta ma giocando diciamo con altri piccoli prodotti che ci permettono di ottenere comunque un incarnato uniforme e nascondere diciamo i piccoli difetti, come possono essere ad esempio, così per dirne uno, brufoli, rossori, insomma tutte le discromie e tutti i piccoli difetti che abbiamo da camuffare. Ma procediamo subito. L'importante è scegliere un correttore che funzioni sia come illuminante, quindi che vada a illuminare la zona, ad esempio qui del contorno occhi, e però possa anche nascondere quelle che sono appunto le nostre imperfezioni. Io mi sto trovando molto bene con questo qui di Wycon, The Dreamer, perché è sì luminoso ma non è shimmer, non ha glitter, non ha niente di tutte queste cose e quindi diciamo si presta bene per il nostro scopo. Procediamo quindi a metterlo nei punti più balordi. Nella zona del contorno occhi. E poi con una spugnetta leggermente umida. Andiamo a sfumare il prodotto. Ovviamente il correttore che scegliete dovrà essere abbastanza coprente, quindi non di quelli leggerini che coprono poco e niente, altrimenti non andiamo a appunto nascondere quelle che sono le imperfezioni. Dove vedete che c'è più bisogno di coprire, stratificate il prodotto, quindi andrete a prelevare un altro po' di prodotto anche direttamente con la spugnetta e lo andate a picchiettare lì dove serve. Sfumate bene i bordi del prodotto perché altrimenti rimane una ghiazza e non è quello che vogliamo. Una volta soddisfatti del risultato andremo ad applicare una cipria. Andiamo ad applicare una cipria leggermente colorata, ma proprio leggermente, perché andrà appunto ad uniformare il colore del correttore con il resto dell'incarnato senza però andare a scurire troppo quella che poi è la base del nostro viso, perché altrimenti farebbe mascherone. Quindi un po' di cipria, battiamo l'eccesso e andiamo a passarla delicatamente su tutto il viso. In questo modo otterremo una base uniforme con il colore anche del nostro collo, però sarà più omogenea e quindi apparirà senza imperfezioni. Poi procediamo al solito a realizzare le nostre sopracciglia. Le andiamo a fissare con un mascara trasparente. Poi andiamo a fare un po' di contouring. Utilizzerò la mia palette preferita, che è questa di Smashbox, dei Cali Contour, e vado a scolpire un po' gli zigomi, le tempie, poi andremo a mettere un po' di blush e poi un po' di illuminante. Anche sotto l'arcata sopraccigliare per avere un look più luminoso. Vado a mettere un po' di questo colore anche sulla palpebra mobile per creare una leggera ombra.
e un po' di color burro per andare a creare un effetto un po' sporgente della palpebra. Fatto ciò, mettiamo un po' di mascara, un po' di lucida labbra di colore, insomma, sulle labbra e siamo pronte. Ho deciso di applicare Bombshell di Huda, così per dare un po' di colorito e risaltare un po' le labbra, visto che comunque il look è abbastanza natural. Questo qui è il look finito, molto semplice, imperfezioni abbastanza coperte. Ovviamente non è un full coverage perché non abbiamo messo il fondotinta, però per un look, per una base leggera, senza troppe pretese, senza troppi prodotti da applicare, io direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, no? Se volete fissare il trucco, io vi consiglio di utilizzare uno spray fissante, che può essere versione economica, questo di Essence, versione un po' più costosa, questo di MAC, MAC Fix It. Questa è la versione con il pink light, quindi con le perlescenze rosate. Quindi basterà applicare qualche piccola spruzzatina di questo prodotto e il look durerà ancora più a lungo. Stessa cosa, se invece vogliamo anche mettere qualcosa preventivamente, possiamo utilizzare un primer su tutto il viso. Però il primer è un po' fastidioso da utilizzare perché la sensazione sulla pelle sarà un po' di effetto occlusivo, quindi non è mai, diciamo, consigliabile utilizzarlo quando arriva il periodo più caldo. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ditemi anche voi come fate la vostra base viso leggera, quindi senza troppi prodotti e senza un effetto full coverage, direttamente nei commenti. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.